Ciao a tutti. Allora, questo è un video recensione di Enai Store che avete visto nel video che ho fatto gli acquisti. Allora, io diciamo che con le cose che mi sono arrivate, devo dire che mi sono proprio trovata bene. Ve lo consiglio, andate a vedere perché ha tantissime cose per quanto riguarda la nail art. Trovi di tutto, dai pennelli, portapennelli, semipermanenti, oli per cuticole, basi, buffer, lime, di tutto. E i prezzi su alcune cose sono un pochino più altini, ma su tante ci si può trovare bene, come sulle lime che costano niente, diciamo, meno di 1 euro. E comunque adesso io vi parlo di quello che è arrivato a me. Allora, di questo, voi direte, è un semplice vasettino, però io mi trovo veramente comodo perché non occupa posto e poi comunque l'acqua che occorre con i pennellini fini che uso per la micropittura è poca e questo è la giusta misura. Con questo infatti ok, poi comunque i prezzi io ve li avevo già, lasciato il link nell'info box quando ho fatto il video acquisti, perciò li trovate ancora lì. Allora, poi vi voglio parlare di questa base che l'ho provata e soprattutto l'ho provata con questo smalto che voi sapete che a me macchiava. E con questa, diciamo, proprio a toglierla ho visto che non mi ha lasciato il colore come con le altre basi che usavo. Leggermente, ma non comunque come tutte le mie basi che ho. E perciò mi sembra un ottimo prodotto. Poi lo proverò ancora con altri smalti adesso che arriva l'inverno, con rosso, colori un po' più forti e vediamo come si comporta. Però per adesso la mia recensione è positiva. Il bianco. Allora, voi sapete che io sono quella che prova e riprova i bianchi, compra quella marca, quell'altra, perché non ho mai trovato un bianco decente. Diciamo che anche questo non è il bianco della perfezione che vuole Nika, non che io sia la perfection, perché a dire che è il bianco più bello che abbia mai provato direi una bugia e non voglio farlo, perché giustamente devo dire la verità. Non è male, con due passate diventa un bel bianco. La durata, ho tenuto 5 giorni lo smalto, un pochettino sbeccato sulle punte, perché quelle purtroppo sono quelle che si usano di più, ma come stesura, come prodotto non mi sembra male. Diciamo che è uno dei un pochino più decenti di tutti quelli che ho provato fino adesso. Poi, come lime, anche queste quando faccio la manicure l'ho provato, ho pulito bene le unghie. Queste non si può dire niente, le lime sono ottime, anche le grane che hanno, i buffer sono buonissime e costano proprio una cippa lipa di niente. Andate a vedere che comunque è ottimo. E poi avevo preso anche questo portapennelli che è una meraviglia, ragazzi. Io ce l'ho sulla mia postazione e sono comodissima perché sapete che io avevo il bicchiere e i pennelli li tenevo tutti insieme alle lime, buffer, dentro tutti incastrati con i dotter e così almeno, cioè, sono come selezionati. Io vado tic senza salire il bicchierino a girare. Eccetera. E poi non costa tantissimo, adesso non mi ricordo comunque i prezzi, se andate a vedere il sito che trovate tutto e ci sono sempre delle belle offerte e la spedizione è anche gratis. E comunque mi sono trovata veramente bene anche con questo, è molto comodo. Poi basta, non avevo acquistato più niente. Il set di lime, vabbè, io adesso ne ho portate qua 3, ma erano di più perché c'era il pacchettino da 3 euro con un set 8 tra buffer, lime, madonna, limer, e ne devo parlare bene anche di queste perché comunque la grana è buona, non sono quelle lime che ogni tanto ti capitano scaccione che gratti una volta e non funziona più. Sono abbastanza, l'ho già usata 3 o 4 volte per pulire le unghie quando faccio la manicure e tutto, ottime. Perciò questa è la mia recensione per quanto riguarda Enai Store, ve lo consiglio. Ciao, Danica.